12 gennaio, buona giornata a tutti e soprattutto a quei segni zodiacali che adesso si interrogano quale sia la scelta migliore da fare per il futuro. Allora, a volte ci sono dei segni zodiacali, un pochino la personalità conta. Scusate, io seguo un discorso, un filologico, che è legato all'astrologia. Magari qualcuno dirà quello è matto, però vi propongo sempre l'oroscopo come forma di divertimento. Allora, dovete sapere, secondo la tradizione astrologica, ci sono dei segni zodiacali che impattano meglio sui problemi, diciamo così, perché li affrontano a muso duro. Altri, invece, che si fermano a meditare. Ecco, il segno zodiacale del Cancro, due stelle, magari in questi giorni anche allegro, divertente, anzi mi auguro che siate veramente molto soddisfatti, però c'è qualcosa dentro che non va, c'è qualcosa che non torna. Poi siete degli intuitivi, voi siete quasi dei sensitivi, no? Quindi magari non avete le prove per dire che qualcosa non funziona o che una persona non è più nelle vostre grazie, però bisogna affrontare la realtà. E allora in giornate come queste forse conviene aspettare che certi eventi maturino da soli e soprattutto non provocare tensioni sia nei rapporti di lavoro che d'amore. Cose insomma un po' particolari possono capitare adesso. Il segno zodiacale dello Scorpione, due stelle. Ancora questa luna in opposizione, in realtà lo Scorpione adesso avrebbe solo bisogno di essere un pochino più positivo nei confronti degli altri, più energico, perché quando si gioca in difesa, quando si ha paura di essere traditi o che qualcuno ci parli alle spalle, inevitabilmente si rischia di avere un atteggiamento sempre troppo prudente. Ecco, questo, se vogliamo dirlo, è un difetto che alcuni scorpioni hanno, chiamiamolo difetto, cioè diciamo è un turbamento che molti scorpioni vivono, quando pensano che alcuni segreti, tutti abbiamo dei segreti, possano diventare di dominio pubblico. Quindi la privacy, in qualche modo, lo Scorpione l'ha inventata secoli fa, la ricerca della privatezza, diciamo così, del privato, meglio, in tutte le relazioni, è la cosa che in questo momento volete. Però c'è qualcuno che chiacchiera troppo, c'è qualcuno che mette in ballo le vostre cose, siete arrabbiati perché non vi sentite protetti da questo punto di vista. Tre stelle per il segno del Leone. In questo momento il Leone sta vivendo una sorta di tensione, probabile che nelle ultime settimane ci sia stata anche molta fatica fisica. In realtà, quando vi impegnate tanto, date più della energia che possedete innata e naturalmente può esserci uno squilibrio tra dare e avere. L'importante è essere compensati in amore e forse questo è il vero problema. La Bilancia, tre stelle. Finirà questa fase di attesa. Se adesso vi dessi 5 stelle, forse mi direste: Paolo, non sono d'accordo con te. Non parliamo tanto dell'umore del periodo, perché può essere anche simpatico, giusto e equilibrato, ma parlo proprio di certi dilemmi che dovete risolvere in famiglia. E non basta una settimana, non basta un giorno, bisogna aspettare un po'. Però ne parlavamo a dicembre, ne parlavamo a novembre e già stiamo quasi a metà gennaio, quindi sapete che da primavera ci sono grandi cose, ma anche prima, le stelle non sono fiscali per fortuna. L'evento attorno al 10 di marzo che vi libera potrebbe essere registrato già dalla fine di febbraio, quindi avete un mese di tempo per mettere a posto le vostre cose. Cari Capricorno, oggi si marcia in maniera più lenta, però la lentezza per il Capricorno non è un difetto, anzi, ecco, è un qualcosa di importante. I veri Capricorno marciano lenti, non vogliono correre, non vogliono affrettarsi, perché poi sanno che avendo un atteggiamento troppo dinamico nei confronti delle situazioni si rischia di sbagliare. Però non bisogna neanche andare avanti così a passo di formica, quindi cercate comunque, per esempio in amore, di accelerare i tempi. Avremo anche un fine settimana importante. 4 stelle per il segno del Toro, si recupera finalmente un po' di energia, però in questa giornata, poi domani c'è uno stato di lieve tensione. In realtà questo è un periodo in cui molti Toro vorrebbero mettere a posto questioni di casa. Sapete che Urano da un paio di anni è nel vostro segno e questo cosa significa? Che volete cambiare tutta la vostra vita. Pensate ai Toro, che di solito sono pragmatici, ripetitivi, dall'autunno del 2021 hanno in mente un grande progetto. Chi lo realizza prima, chi lo realizza dopo, perché naturalmente ognuno ha le sue stelle, però anche un trasferimento, un trasloco, se non c'è stato un cambiamento che riguarda anche la vita pratica, per il lavoro, potrà essere stato o sarà
di riferimento per voi. 4 stelle per i gemelli. Parlare è giusto, ascoltare le chiacchiere delle persone malevole no. A voi piace ogni tanto divertirvi con i pettegolezzi o comunque parlare di cose superficiali. Perché siete superficiali? No, perché vi divertite, volete divertirvi. Come fai a divertirti, ridere, se leggi un testo di un filosofo? Cioè, per carità, diventi più colto, diventi più alto nei pensieri, però difficilmente ridi come quando puoi vedere uno spettacolo di varietà. Ecco, forse la vostra vita dovrebbe essere sempre un varietà per funzionare al meglio, al paradise direi, no? Tanto per fare riferimenti illustri. 4 stelle per il segno zodiacale dell'Ariete. Credo che in questi giorni dobbiate mettere a posto dei contenziosi che riguardano anche il denaro. Piano piano, centesimo dopo centesimo, a proposito, questa situazione astrologica viene a vostro favore. Amore più tranquillo nel weekend. Il segno dei pesci: se vi isolate adesso, se pensate al passato, vi sbagliate totalmente. Tra l'altro questa luna è talmente attiva che vi porta delle buone novità anche in questi giorni. 5 stelle per la Vergine: non è escluso che proprio adesso arrivi una conferma, arrivi una buona notizia. E poi ci sono delle belle relazioni da vivere, forse anche un'idea che può rappresentare il lavoro. Continua l'ascesa del Sagittario, 5 stelle, per cui tutte le relazioni anche di amicizia possono trasformarsi in qualcosa di più, l'amore per voi è importante, la passione per il lavoro di più, e chiudo in bellezza col segno zodiacale dell'Acquario, che in questo momento non può che anticipare delle situazioni che saranno molto importanti nel futuro. Il desiderio però, Urano è sempre dissonante, di cambiare vita è forte, e quindi tutti i tentativi da qui alla primavera per cercare nuovi orizzonti saranno valorizzati e spinti da queste stelle. Vi abbraccio, alla prossima.